Sono in via di ultimazione a Incise e a Compiobbi i primi due impianti per la produzione di energia elettrica lungo il corso del fiume Arno. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, facendo il punto sul project financing da 80 milioni di euro con la società di progetto Iniziative Toscane, che prevede la realizzazione di 12 impianti idroelettrici in contemporanea al recupero e alla riqualificazione di altrettante pescaie lungo un tratto dell'Arno lungo 55 chilometri. A lavori conclusi, questi impianti copriranno il fabbisogno di elettricità di 20.000 famiglie. Oggi presentiamo in particolar modo due briglie per i quali i lavori sono quasi in fase di ultimazione, quindi Figline Incisa e Compiobbi. Da queste briglie si produce energia per 1.500 famiglie, già 10 ricariche, centraline di ricarica per veicoli elettrici sono in funzione, quindi un risultato del quale siamo particolarmente soddisfatti. Fare sì che il soggetto privato potesse realizzare l'opera pubblica e contemporaneamente avere un ritorno economico ha dato la possibilità di realizzare impianti idroelettrici a impatto direi zero, perché non c'è consumo di acqua in quanto gli impianti sono realizzati in entrata e in uscita sulla traversa, quindi l'acqua entra e esce senza avere diciamo captazioni e interruzioni del corso d'acqua. Al lato delle pescaie vengono realizzate anche scale di risalita per i pesci, garantendo una continuità al corso fluviale che le vecchie traverse non consentono.